Buongiorno, ben trovati ad una nuova puntata di Mattina Live. Iniziamo immediatamente la nostra mattinata parlando del PNRR. Sì, perché il 2022 è per l'appunto l'anno del PNRR, un piano di interventi che caratterizzeranno il futuro del paese. Tante le risorse importanti che, unite alle risorse per le politiche di coesione, potrebbero imprimere la svolta decisiva anche per il nostro sud. Cerchiamo di capirne qualcosa in più insieme al nostro ospite che vedo già in collegamento. Il piacere di avere qui con noi Andrea Cozzolino, europarlamentare del Partito Democratico. Buongiorno onorevole, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Buongiorno a voi e grazie di questa opportunità. Dunque, come dicevamo in apertura, il 2022 è un anno fondamentale, l'anno del PNRR. E allora le chiedo, pre in primis, come è visto in Europa il lavoro svolto dal nostro paese, il lavoro svolto dall'Italia in questi ultimi mesi? Beh, siamo sotto osservazione speciale. Noi abbiamo il più importante fondo a disposizione del piano di rigenerazione e ricostruzione europea. L'Italia è il paese che ha le risorse maggiormente più significative, oltre 200 miliardi, quindi c'è un'attenzione particolare per il lavoro che stiamo svolgendo, anche perché noi sperimentiamo per la prima volta la mutualizzazione del debito a livello europeo per finanziare queste risorse. Dunque tocca molto all'Italia dimostrare che non solo accogliamo positivamente queste risorse, ma le sappiamo spendere nei tempi necessari, nei tempi giusti, e soprattutto sappiamo utilizzare queste risorse per rilanciare lo sviluppo, la crescita del nostro paese, per far fronte agli antichi problemi che l'Italia presenta. Esatto, questo è in realtà una nota importante, questa da lei menzionata, ovvero riuscire a canalizzare anche gli importi che sopraggiungeranno, insomma, i fondi del PNRR, perché le chiedo se a questo punto possono rappresentare la svolta decisiva per il nostro paese, per il Sud in particolare, e in che modo. Basta avere una progettualità in essere, ce l'abbiamo, siamo pronti? È una sfida aperta. È una sfida aperta perché noi negli ultimi 15-20 anni siamo stati abituati a investire all'incirca 15 miliardi all'anno per opere pubbliche, per le infrastrutture, per tenere aperte le nostre beni pubblici. Noi adesso andremo verso un raddoppio di queste risorse annuali per i prossimi 5-6 anni, cioè invece di spendere dai 10 ai 15 miliardi dovremmo spendere dai 30 ai 40 miliardi all'anno, quindi è davvero una svolta per la nostra macchina amministrativa, a Roma come in periferia, e questo richiederà anche un contributo dei privati del tutto straordinario, quindi è una grandissima sfida, occorre una straordinaria mobilitazione di tutta la società italiana, perché questa è una partita che non vinciamo solo con una macchina organizzativa a Roma, con un premier che guida la cabina di regia e con i ministri che lavorano in cabina di regia, ma occorre davvero il concorso dell'insieme delle forze del nostro paese, innanzitutto quelle istituzionali, la nostra pubblica amministrazione, le nostre regioni, i nostri comuni e poi i privati. Quindi occorre davvero uno sforzo straordinario, se no è una partita che non potremmo vincere. Una partita che non potremmo vincere, il nostro auspicio invece è totalmente l'opposto. Però, onorevole, quello che noi stiamo notando è che al momento le misure stanno passando inosservate e si parla effettivamente poco dei contenuti. Come mai? Sì, è vero, il sopraggiungere dei fondi, una sfida aperta che non bisogna perdere, però non abbiamo al momento cognizione dei contenuti che potrebbero contenere, che dovrebbero contenere il PNRR. Come mai? Ma intanto io dico, è il classico tema italiano, cioè quando noi conquistiamo le risorse o non le conquistiamo c'è un grande dibattito, una grande attenzione, diciamo, nazionale, e anche una sfida con l'Europa. Poi quando queste risorse arrivano e abbiamo conquistato un risultato enorme, perché con il secondo governo Conte noi abbiamo davvero ottenuto un risultato enorme nel corso di quella trattativa a Bruxelles, adesso sembra che il dibattito, diciamo, riguardi solo gli addetti ai lavori, invece non può andare avanti così, perché noi dobbiamo cambiare il volto del paese, soprattutto il volto del mezzogiorno, e dunque abbiamo bisogno di un dibattito più trasparente, più partecipato e più pubblico possibile. Queste risorse sono risorse importanti, quindi ogni cittadino italiano, ogni cittadino del mezzogiorno deve sapere dove orientiamo queste risorse e quali effetti avranno sull'economia, sulla società, sulla vita reale di tutti quanti noi. Quindi
è davvero molto importante anche il lavoro che fate voi dal punto di vista della comunicazione, ma qui si richiede alla politica, alle organizzazioni della rappresentanza sociale di essere più presenti, più puntuali nel dibattito sul PNRR. Un dibattito, giustamente dice lei, trasparente e partecipato. In questo dibattito partecipato il Sud che ruolo svolge, che ruolo ricopre? Perché le chiedo se a questo punto il Sud possa essere realmente tutelato, perché lei non so se ha avuto modo anche di sentire il dibattito e anche il dialogo, no? Avvenuto tra il primo cittadino di Milano Sala, il sindaco Sala, e anche il presidente della Lombardia Fontana, e in questo dibattito è stato detto che c'è troppo sud, sud, sud. È davvero così? Cioè, fa male un po' sentire anche questo modo fa di molto parlare. Male, devo dire la verità, fa molto male, e spero di poter incontrare nei prossimi giorni il sindaco Sala per dimostrargli che quella battuta è sbagliata, perché le risorse che sono destinate a Mezzogiorno sono risorse importanti, ma noi dovremo verificare se complessivamente nel programma noi riusciremo a mantenere quel ritmo, cioè quel 40% su cui si è deciso. Ora noi dobbiamo sapere una cosa, mi consenta di fare una battuta su questo punto: noi abbiamo ricevuto 200 miliardi dall'Europa anche perché ha pesato molto la condizione del Mezzogiorno. Senza i dati del Mezzogiorno probabilmente quelle risorse sarebbero dimezzate, quindi attenzione a discutere in modo astratto di tutto questo. Noi abbiamo ricevuto quelle risorse anche perché abbiamo portato all'attenzione dell'Europa i grandi temi che riguardano il Mezzogiorno: la straordinaria disoccupazione giovanile e femminile, l'arretratezza del Mezzogiorno, la necessità di infrastrutturare di più il Mezzogiorno. Badate, sono dati che sono stati decisivi per orientare la Commissione europea e il Consiglio europeo per spostare ingenti risorse verso l'Italia. Quindi altro che troppo sud. C'è bisogno di più sud nel PNRR e ci vuole una vigilanza attenta, soprattutto degli attori meridionali, regioni, università, scuole, opinione pubblica, perché queste risorse davvero arrivino nel Mezzogiorno e producono i risultati che tutti speriamo, perché sarebbe davvero non solo un'occasione persa, ma sarebbe per il Paese un'occasione che non si ripeterà nei prossimi 10, 15, 20 anni. Quindi attenzione a fare un dibattito sbagliato sul Mezzogiorno e sulle risorse per il Sud. A questo punto io le chiedo se questi temi così importanti, no, che mettono e che appunto pongono in luce il nostro Sud dovrebbero essere maggiormente esposti, ma soprattutto che influenza i medesimi temi possono avere per la gestione o l'approvvigionamento dei fondi da parte dell'Europa per il nostro Sud. Cioè dovrebbe essere rimesso un po' tutto in discussione secondo noi. Guardi, noi dobbiamo decidere su quali risorse noi dobbiamo puntare per quali obiettivi. Io credo che i tre pilastri del PNRR siano compatibili con le sfide che il Mezzogiorno ha davanti a sé. Noi abbiamo un enorme problema ambientale nel Mezzogiorno. Uno, perché abbiamo il lascito di una vecchia industrializzazione che ha prodotto molti danni nel Mezzogiorno, no? E quindi abbiamo bisogno di bonificare, di qualificare interi territori. Abbiamo un problema di infrastruttura ambientale, noi abbiamo l'assetto idrogeologico più pesante d'Italia, quindi mettere in sicurezza il nostro territorio è una sfida decisiva. Dobbiamo completare il ciclo dei servizi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, dobbiamo disinquinare i nostri corsi d'acqua, dobbiamo disinquinare le nostre coste per recuperare pienamente la balneabilità. Insomma, c'è un lavoro enorme su questo primo capitolo. Poi c'è la seconda sfida, che è la transizione digitale. È evidente che senza un'economia collegata con la grande sfida della digitalizzazione sarebbe difficile per il Mezzogiorno continuare a competere nei mercati nazionali e internazionali. Quindi anche qui una grandissima sfida di infrastrutture, ma anche di competenze digitali che dobbiamo mettere in campo, quindi di formazione per le giovani generazioni. Infine, un nuovo welfare. E solo la pandemia ci ha dimostrato come sia importante lo Stato nel Mezzogiorno. La salute, la giustizia, la scuola, la formazione. Senza tutto questo si indebolisce la vita democratica di un paese. Esatto. Sono le tre grandi sfide su cui il PNRR ci mette a disposizione. Si indebolisce l'Italia, esatto, si indebolisce l'Italia tutta, però ecco, facendo ancora riferimento alla battuta tanto sud, 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 lei teme che l'influenza delle regioni del nord possano influenzare la destinazione dei fondi, perché poi a questo punto questa incognita potrebbe diventare preoccupante.
Intanto c'è una vigilanza davvero straordinaria anche a livello europeo, io mi permetto, noi abbiamo messo in piedi un comitato di parlamentari europei trasversale che sollecita, segnala al ministro Carfagna e al presidente Draghi ogni volta le difficoltà che noi vediamo nei momenti in cui le risorse non vengono a mezzogiorno. Nei giorni scorsi si è discusso molto dell'università, si stanno correggendo i bandi perché si è scoperto che i bandi erano bandi sbagliati, perché tagliavano fuori il mezzogiorno, lasciavano l'8 e il 10% su temi decisivi come l'innovazione intere dipartimenti universitari, quindi si dava un colpo all'università nel mezzogiorno. C'è stata vigilanza, denuncia, l'opinione pubblica è intervenuta anche attraverso i giornali e adesso si stanno correggendo i bandi. Dovremmo fare questo, è lotta, lotta politica, mi pare naturale. Io spero che non ci siano distrazioni da parte delle nostre regioni, dei presidenti di regione, dei nostri comuni, a cominciare dai nostri sindaci, da Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania e poi la mobilitazione della società civile, insomma, è una sfida decisiva questa delle risorse. Noi non avremo altre occasioni nei prossimi 10-15 anni. Esatto. Che ruolo dovrà assumere, secondo lei, anche il nostro governo? Deve essere posto al centro, no, dell'agenda politica la questione del nostro Sud, ma soprattutto io le chiedo a proposito cosa pensa dello scenario politico che si sta delineando per l'appunto dopo la rielezione di Mattarella. Perché anche da questo punto di vista il centrodestra vive dei momenti di tensione tra Salvini e Melone, e anche per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle c'è richiesta di volontà di un chiarimento all'interno, insomma questo potrebbe ancora influenzare quello che potrebbe essere e lo scenario politico, ma anche quello che dovrà avvenire con l'arrivo dei fondi del PNRR. Sì, io penso che i prossimi mesi ci diranno qual è l'esito di questa transizione politica che è inevitabile dopo la rielezione di Mattarella e mantenere Draghi alla presidenza del Consiglio. Io penso su due questioni. Innanzitutto le cose che lei ha detto, cioè il PNRR, e poi soprattutto l'emergenza di queste ore, insomma l'emergenza inflattiva, i costi della bolletta elettrica, tutto questo si riversa sulle famiglie, sui lavoratori, sulle imprese, quindi che misure si metteranno in campo? Io credo che questa sia la prima straordinaria emergenza con la quale misurarsi nelle prossime settimane. E poi si aprirà un dibattito nelle prossime settimane, innanzitutto sulla riforma della legge elettorale e sul fatto che noi eleggeremo un Parlamento che non sarà più di 1000, ma di 600. Esatto. Questo comporterà nuovi regolamenti, nuove forme di organizzazione del rapporto tra Camera e Senato. Quindi io penso che si aprirà qui un dibattito e un confronto dove può nascere anche un clima politico nuovo, sorgere anche di nuovi soggetti politici e anche di nuove alleanze politiche. Vedremo. E a proposito di nuove alleanze politiche, abbiamo parlato appunto dei dissidi tra all'interno del centrodestra, anche il Movimento 5 Stelle, e soffermandoci per l'appunto sul Movimento 5 Stelle, Conte secondo lei oggi potrebbe essere un alleato affidabile per il PD e per il centrosinistra? In relazione a quelle che potrebbe essere la nascita, ecco, di nuove alleanze, come diceva lei? Perché dovremmo immaginare una cosa diversa? Io sinceramente ho trovato in Conte sempre un interlocutore molto affidabile. Mi dica un solo episodio di queste settimane o di questi mesi in cui il Movimento 5 Stelle non si è dimostrato una forza affidabile. Cosa doveva fare il Movimento 5 Stelle? Ha rinunciato alla battaglia su Roma, ha rinunciato alla battaglia su Torino, ha sostenuto i candidati del PD e del centrosinistra in ogni parte d'Italia, a cominciare da Napoli. Ha rinunciato a scelte sul campo europeo. Non, io francamente questa discussione sull'affidabilità la trovo un po' curiosa, diciamo. Quindi io penso di sì, penso che sono un interlocutore affidabile, in modo particolare lo è Conte, ma lo sono anche tutte le altre espressioni del Movimento 5 Stelle. Non mi pare che in questo momento nel Movimento 5 Stelle la divisione sia tra chi immagina un percorso autonomo dal centrosinistra e dall'alleanza progressista e chi invece spinge per il mantenimento di questa alleanza. Mi sembra che il tema e il dibattito sia di altra natura, ma non su questo terreno specifico. Quindi io considero assolutamente affidabile il rapporto con loro. Il problema è se è sufficiente tutto questo, cioè se è sufficiente questa alleanza.
se è sufficiente per aprire la sfida, diciamo, che ci sarà fra un anno, quando si ritornerà al corpo elettorale e si chiederà un mandato per i prossimi anni, e quindi quale alleanza, quale programma, quale sfida per il governo del paese nei prossimi anni. Questo mi sembra un grandissimo tema che non si esaurisce nel rapporto, almeno nel campo progressista, tra PD e 5 Stelle. Questo per quanto riguarda, ecco, uno scenario prossimo futuro, però c'è uno scenario imminente laddove è aperto il dibattito, e volevo chiedere onorevole una sua riflessione su quello che è la problematica della politica energetica, perché purtroppo il rincaro bollette, anche il caro energia, sta incidendo pesantemente sulle imprese e anche sui consumatori. Io le chiedo se nell'Unione c'è preoccupazione, no, per la crisi energetica, e se la stessa potrebbe essere influenzata dalle tensioni che oggi stiamo, ecco, risentendo da parte dell'Ucraina. Assolutamente sì, assolutamente sì. Guardi, io immagino che nelle prossime settimane saremo chiamati a prendere delle decisioni importanti a livello europeo, così come abbiamo fatto sul Covid. Questa è un'emergenza dal punto di vista sociale e economica non meno complicata e difficile di quella che abbiamo affrontato un anno e mezzo fa sul Covid. Quindi occorrerà mettere mano a qualche misura europea. C'è sicuramente un problema di rendere il clima tra Russia e Ucraina e Russia e Unione Europea più sereno, più diplomatico, perché questo abbasserebbe notevolmente le tensioni e creerebbe le condizioni anche sui mercati, soprattutto quello del petrolio e quello del gas, diciamo, di abbassare notevolmente. Da cui noi siamo totalmente dipendenti come paese. Da cui siamo totalmente dipendenti. Quindi noi, da questo punto di vista, l'Europa può fare molto in queste settimane, ma dobbiamo pensare anche a provvedimenti straordinari, anche fiscali, per ridurre il costo della bolletta energetica, sia per le imprese, ma soprattutto per le famiglie. In queste settimane credo in tutte le case dei cittadini italiani sono arrivate delle bollette che sono veramente esorbitanti. Esorbitanti, e quindi qui ci vuole una risposta. Crede che ci sia volontà, crede che però ci sia volontà, ecco, partendo dall'Unione? Assolutamente sì, ho sentito le dichiarazioni del commissario Gentiloni stamattina presentando i dati economici, c'è la piena consapevolezza che bisogna intervenire e vedere come intervenire, perché è materia, esatto, complessa, diciamo così, no? Diversi stati hanno diversi anche modi di approvvigionarsi, esatto, di gas, di petrolio e così via, forse dovremmo immaginare… E diverse tassazioni anche, mi permetta, il discorso poi, sì, ecco, si allarga ancora di più. Forse dovremmo avere anche una piattaforma europea di approvvigionamento per abbassare i costi, esatto, per evitare che ognuno si doti, diciamo, di propri approvvigionamenti. Quindi dovremo fare un lavoro nelle prossime settimane molto importante, perciò cito il Covid, cioè durante l'emergenza Covid l'Europa ha saputo dare una risposta unitaria, dobbiamo farlo anche in questa nuova emergenza che si sta determinando. Onorevole, se lei è d'accordo, io la invito poi prossimamente, quando avremo magari delle novità in merito alla materia testé menzionata, ovvero il caro energia, magari potremo restituire delle novità positive per il nostro pubblico di Mattina piacere. Live. Grazie, è stato un piacere mio, io le auguro buon lavoro, grazie ad Andrea Cozzolino, europarlamentare del Partito Democratico, oggi qui con noi a Mattina Live. Grazie davvero, buon lavoro. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con noi.